Allora, è una barzelletta curiosa col finale multiplo. È il primo giorno di scuola in una scuola americana e la maestra presenta alla classe un nuovo compagno appena arrivato negli Stati Uniti dal Giappone, Sakiro Suzuki, figlio di un dirigente Sony. Inizia la lezione e la maestra dice: adesso facciamo una prova di cultura, vediamo se conoscete bene la storia americana. Chi disse datemi la libertà o datemi la morte? La classe tace, ma Suzuki alza la mano. Davvero lo sai, Suzuki? Fa la maestra. Allora dillo ai tuoi compagni. Fu Patrick Henry nel 1775 a Filadelfia. Molto bene, bravo Suzuki. E chi disse il governo è il popolo non deve scomparire nel nulla? Ancora tutti zitti, qualcuno sotto il banco, ma Suzuki con la mano alzata. Fu Abramo Lincoln nel 1862 a Washington. Allora la maestra si meraviglia. Cioè, beh, ragazzi, vergognatevi. Suzuki è giapponese, è appena arrivato nel nostro paese e conosce meglio la nostra storia di voi che ci siete nati? Si sente una voce bassa bassa. Vaffanculo, bastardi giapponesi. Chi è stato a dire questo? Fa la maestra. E Suzuki prontamente. Il generale MacArthur nel 1942 presso il canale di Panama e lì la cocca al consiglio di amministrazione della General Motors a Detroit nel 63. L'altra voce più convinta, anche incazzata, fa: se succhiamelo. La maestra: adesso basta e voglio sapere chi l'ha detto. Suzuki: Bill Clinton a Monica Lewinsky nello studio ovale della Casa Bianca a Washington nel 96. Altra voce dal fondo: Suzuki del cazzo, chi è stato? Valentino Rossi, rivolgendosi a Capirossi al Gran Premio del Sudafrica nel 2009. La classe esplode, urla di isteria, banchi rovesciati, si spalanca la porta, entra il bidello. Non ho mai visto un puttanaio del genere. Silvio Berlusconi, Palazzo Grazioli, ottobre 2010.